Allora, eccoci qui amici, bene, buon pomeriggio. Anche oggi siamo qua in mezzo al lago per una sfida molto particolare, quella di questo ragazzo, Nathan, vedete, che ha deciso di attraversare il lago di Como con il suo fenicottero rosa da qui a Caratta, anzi a Laglio, perché ci siamo davanti alla villa di George Clooney. E questi sono i suoi amici. E allora adesso vediamo appunto Nathan, ciao, buongiorno, ciao a te. Sei in forma Nathan? Ma fino a dove devi andare Nathan? Nathan, adesso diamo un po'. È agitato, è agitato. Sì. Ciao Luca! Allora, ragazzi! Fino a dove vai Nathan? Arriviamo fino a Fageto? Ok, sì, ce la fai? Sì. Certo, guarda, dai. Guarda che dai, fisico. Vai, 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 vabbè. Andiamo, ragazzi. Allora ok, vai. Con il fenicottero rosa, eh? Eccolo con qua. Il fenicottero rosa. Molto bene, perfetto. Allora oggi, vabbè, siamo anche con William, mi sono dimenticato. Con i pescatori Como Alfa. C'è Nathan, mio nipote, poi c'è l'altro mio nipote, Marco. L'altro mio nipote. Ah, ok. Ciao, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Ah, anche il Moritz. Ah, sì, vabbè. C'è uno spettacolo qua. Vabbè, siamo in mezzo al lago questo pomeriggio. Vediamo allora se Nathan, appunto, con i suoi amici di supporto ce la fa ad attraversare fino a Fageto con il suo fenicottero. È una cosa, no, non è facile. No, non è William, facile. Non è facile. È un'impresa titanica questa qua. Dai, infatti. Oh, c'è questa. Ciao, ciao Coi, buongiorno. Guarda quanti amici. Buongiorno, sì. E devo dire che questo è una riva completamente elettrica. Sì, esatto, vero? Questo riva completamente motorizzato, completamente elettrico. È veramente una barca di un certo livello e poi ecologica. Una bella rappresentazione del lago di Como. Va bene, guarda perfetto. Nathan come impegnato. E allora vediamo un po'. Vai Nathan! Vai Nathan! È una sfida sicuramente. Guarda. Beh, particolare sicuro, come vedete, con il suo fenicottero rosa che deve cercare di attraversare questo lago che non è oggi tutto sommato così con tante onde, però insomma è carino sicuramente, ecco, è uno spettacolo suggestivo, soprattutto vabbè, cogliamo l'occasione, sì, caro William, di fare vedere. C'è anche Mazzapes, pescatore di quelli di Como, eh. Ciao, buongiorno. No, siamo vabbè. Qui Marco, siamo qui in una location particolare. Sì, perché infatti guarda, siamo qui a Laglio davanti, di fronte alla villa di George Clooney. Quella villa che vedete davanti a noi è la villa Oleandra, è la villa di George Clooney. Esattamente, esatto. Perfetto. Questi invece sono i tanti motoscafi che stanno assistendo a questo tentativo di Nathan di attraversare il lago. Questo pomeriggio è una sfida così un po' particolare che sì, lui ha voluto assolutamente gogliardica. Qualcosa dallo zio ha preso. Ed è tuo nipote. Sì, mio nipote. È tuo nipote. Eccolo qua. Allora, lo rivediamo ancora. Nathan, vediamolo un attimo e poi magari andiamo a Villa Oleandra. A Villa Oleandra. Esatto, andiamo, esatto, Villa perfetto. Oleandra, ok. Perfetto, va bene. Allora vediamo Nathan che è qua in mezzo al lago ed ha intenzione di raggiungere la zona di Fageto che è davanti a noi. Vai Nathan! E allora sì, non sarà facile, ma insomma ce la può fare sicuramente. Va bene, e grazie a William. Dai, che ci ha portato. Nathan, noi andiamo. Ciao, grazie. Ciao Nathan, va bene, perfetto. Fenicottero rosa con Nathan che con i suoi amici si avvicina, o meglio, è quasi in mezzo al lago, vedete. L'obiettivo è andare a raggiungere Fageto Laglio. Nel frattempo, noi approfitto, ha perso il remo adesso. Oh, ne approfitto che siamo con William e facciamo una cosa. Andiamo a vedere la villa di George Clooney da una distanza che normalmente non è possibile avvicinarla, vederla, perché in questo momento siamo a fine stagione, George Clooney quest'anno ahimè non è arrivato, mi dispiace perché lui ha dato molto al lago di Como, ha dato tanta visibilità ed è stato lui che ha fatto rifiorire questo lago. Speriamo che anche dopo il Covid il suo ritorno aiuti a rifar nascere l'indotto che quest'anno è venuto a mancare. Perfetto. Allora
andiamo a vedere la dimora di George Clooney. Allora, dopo Nathan e il suo fenicottero rosa, molto simpatico oggi, vabbè, un pomeriggio così, anche goliardico, concedetecelo ogni tanto, soprattutto goliardico, però visto che quest'anno abbiamo girato in lungo e largo il lago di Como, effettivamente questa cosa ci mancava. Esatto. E allora, proprio grazie a William, vi facciamo... Grazie ai pescatori di Como Alfa, ragazzi. Grazie ai pescatori. Le nuove magliette. Grazie ai pescatori di Como Alfa. Ci avviciniamo al pontile di Villa Oleandra. Quest'anno, ahi noi, appunto, deserto, non ci è arrivato nessuno. E vi facciamo vedere, da questa prospettiva, Villa Oleandra, la villa L'Ariana di George Clooney. Eccola qua. Beh, ne approfittiamo, grazie davvero ai pescatori di Como Alfa, grazie a William e alla sua cortesia. Altro bel motoscafo qua davanti a noi, caro William, guarda che bello. Ah sì, molto bello. Veramente super. E allora, eccola qui, ne approfitto, vi faccio vedere. Saluti ai fratelli Martignoni, bene, certo, sì, sono brillanti sicuramente, oggi hanno fatto anche questa bella sfida. Eccola qui, allora ne approfittiamo, prima di chiudere, Villa Oleandra, Alaglio, eccola qua, la potete vedere da qua sotto, sicuramente, questo è il pontile, e quest'anno, niente, appunto, non c'è venuto assolutamente nessuno. Il pontile dove solitamente, giusto William, sì, c'è il motoscafo attraccato. Di solito c'è attraccato il Comiti, esatto, sempre un cantiere lariano, che è il motoscafo che usa normalmente George Clooney quando è presente sul lago. Normalmente è ormeggiato qui. Normalmente, esatto. Questa è una zona, normalmente non ci si può avvicinare così, ecco, tanto. Se c'è Clooney non, sì, ci si può avvicinare. Anche per rispetto anche noi pescatori che non siamo qua a fare gossip, per rispetto non ci avviciniamo. Ecco, quindi la vedete, la villa di... Clooney qui all'Aglio, quest'anno chiusa, cancelli rigorosamente, sì, chiusi quest'anno. È stata aperta inizio estate, sembrava arrivasse, poi dopo c'è stato quello pseudo lockdown negli, esatto, Stati Uniti, e che parte della villa, appunto il pontile, il gazebo nel parco di, esatto, Villa Oleandra, e questo è il molo di Laglio, esattamente. Molo di Laglio, molto bello, molto caratteristico, e vediamo Laglio, proprio il centro storico di Laglio. Esatto, che è questo qua. È veramente bello, ben tenuto, curato. Esatto, ne approfittiamo anche per farvi vedere in... questo scorcio di lago bellissimo, adesso, che è appunto Laglio. Qui nella punta si vedrà di nuovo la villa, che in origine era proprietaria, i proprietari erano la famiglia Heinz, che è la ketchup. Esatto, la esattamente. Famosa. Poi passata a George Clooney. Bene, allora, quest'anno niente Clooney, lo diciamo, eccola qui. Dall'altra parte la vediamo ancora. Villa Oleandra, eccola qua. Perfetto. Beh, io che dire, vedo là sullo sfondo il fenicottero rosa di Nathan, è lì ancora a metà lago con le barche vicine. Va, guarda, bene. Che c'è anche un velista, guarda che bella barca a vela. C'è un velista, una bellissima barca a vela. Buonasera. Buongiorno, buonasera. Complimenti, buonasera per la a lei. Barca. Sì, davvero, molto molto bella, è vero. Perfetto, eccola qui, Villa Oleandra, e allora da qui vi salutiamo anche quest'oggi, cari ragazzi, un caro saluto, lo diciamo soprattutto a William che oggi ci ha fatto un po' divertire con Nathan, questa sua sfida un po' particolare. Abbiamo cambiato un po', abbiamo fatto una cosa un po' E poi Laglio, Villa Oleandra, è una bellissima barca a vela per chiudere. Vela, questa qui è veramente bella. Perfetto, eccolo qui Laglio, questo è uno scorcio di Laglio. Del paese visto dal lago con la chiesa e la zona del centro. Ciao caro William, ciao, grazie, ragazzi, per averci portato anche oggi, ciao, a scoprire qualcosa di comunque bello e affascinante. Speriamo, ci fai vedere la villa dove hanno girato Vivere. Dov'è la villa che hanno girato Vivere? La villa è lontana da qui. La, no? Prossima volta, Miranda. Vi portiamo, che è la Villa Musa, che è proprio a Como quella. La prossima volta, cara Miranda, ci chiedono molte cose, per cui va bene, meraviglia. Ecco, Iole dice, a Tremezzo non sei ancora arrivato. Hai ragione. Iole. Va bene, è un suggestivo spettacolo comunque questo che vi proponiamo, anche quello di questa sera qui dall'Aglio. Bene, tutto, speriamo che ce la faccia Nathan, grazie a William e a presto con, ciao, i pescatori. Ragazzi, ciao Como. Sai, stai andando benissimo, dice Giuseppe, dai, ok, va bene, speriamo bene. Grazie a tutti, buonasera.